Amici di TV Belear, buongiorno a tutti e bentrovati dal centrale, dove quest'oggi va in scena un grande classico dell'Emilia Romagna, cioè Paolo Anelli viene sfidato da Adriano Ole Pietrosanto. Questa era chiaramente riga. Paolo voleva rubarla, ma ovviamente le telecamere lo hanno dissuaso dal furto. In questo momento, quindi, Pietrosanto ci ha appena controbreccato. Il punteggio è nel secondo set 2 pari, mentre il primo se l'è aggiudicato il dottor Mer. 5-2 per lui, Ecco. 3 set point a Paolo Quindi, sul 5-2, Pietrosanto ci ha avuto 3 set point nel primo set. E poi, naturalmente, come buona tradizione di casa Pietrosanto, ci ha perso il 7-7-5, quindi un parziale di 0-5. E il punteggio adesso è 2 pari, per cui il parziale è stato addirittura di 7 giochi a 1 per Paolo Anelli. Quindi, insomma, c'è anche da dire una cosa: le condizioni meteo marine sono tali da Le condizioni meteo marine sono tali da assicurare un vantaggio evidente al dottor Merdaccianelli, perché c'è vento, il campo è umido, per cui il gioco esuberante, spumeggiante, fantasioso e potente di Adrianole viene chiaramente ammortizzato dal pallettaro in maglia arancione che c'è dall'altra parte del campo. C'è anche da dire una cosa, amici di TV Belear, è che vedere questi due giocare il martedì mattina dalle 11 alle 13 fa sorgere qualche dubbio, perché siccome non ci risulta che nessuno dei due sia un deputato e che quindi in teoria dovrebbero guadagnarsi un reddito in maniera onesta per poter sfamare le famiglie, ci si chiede come mai possano permettersi di giocare dalle 11 alle 13, però questo è un altro capitolo che cercheremo di approfondire in un altro momento. In questo momento guardiamo i due atleti, insomma, sì, i due, non so come definirli, vabbè, insomma, due racchettati, sfidarsi. Vediamo un po' se questa lunga pure, vediamo un po' se Adrianole riesce un po' a rimettersi in carreggiata e a riprendersi da questo parziale di 7-1 che ha subito tra fine primo set e inizio secondo. E questo è un bellissimo dritto incrociato che Adrianole chiude, si porta a 40-15 e quindi sono 2 palle per portarsi finalmente in vantaggio nel secondo set. Quindi potrebbe essere anche la chiave di svolta di questo match, di questo game, che potrebbe dare nuovamente vigore. E infatti il nostro Adriano tira una prima fuori di 5 metri. Cioè, Claudio, la risposta di Anelli, guarda, 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 guarda. Lui non riesce a tirare più forte di 5 km all'ora, però poi quando la piazza vammela a prendere. Niente. Quindi abbiamo un match all'insegna della potenza inaudita di Adrianole, che spara dritti come fosse una macchina sparapalle, contro Paolo Anelli, che è una macchina spara pallettate. Eccolo là, guarda. Riga di Adrianole, pallonettone di Anelli, drittone lungo linea. Questo è bello, sì, Paolo Anelli ha provato a fare il rovescio piatto, a tirarlo, lui sa che ne ha due a disposizione nel corso dei 120 minuti e ci ha provato, ma niente, probabilmente poi uno già se l'era bruciato in riscaldamento, per cui insomma lui cerca il jolly, ma chiaramente non lo trova. Quindi 3-2 Pietro Santovic. Intanto cogliamo l'occasione di questo cambio campo per salutare Alfredino Suburra, che doveva essere con noi in cabina di commento, e invece è al chiodo a fatturare il suo 30° milione di euro del corso del 2023. Qui i due se la stanno prendendo comoda. Eccolo qua. Paolo Anelli in maglia orange. Se avesse il 14 dietro la schiena lo scambieremmo per Johan Cruyff. Uguale proprio, spiccicato. 2-3. Vediamo un po'.
Intanto fa freschino quest'oggi al Vialar. Freschino, è ormai l'autunno, comincia a farsi sentire. Anelli al servizio. Potente. Ecco qua un altro tentativo di giocarsi il jolly, insomma lui forse si dimentica di averne uno a disposizione per 120 minuti, però e continua a tirarli sperando di beccare quello giusto. 0-15. Palla al corpo, Adrianola risponde come meglio riesce. Ah, attenzione, questo è un gratuito e quindi siamo 0-30, attenzione, attenzione. È un momento delicato del match perché Adrianola potrebbe anche breccare. Ancora la prima rete. Che brutta cosa. Che brutta cosa. 0-40, attenzione, attenzione. Momento importante, chissà cosa frigge nella mente di Adrianola in questo momento. Lui che è un sapiente realizzatore di breakpoint. E infatti, eccolo qua, a metà rete, 15-40. Che strano, non l'avrei mai detto. Intanto mette la prima, molto bella la risposta. Anelli fa una volée da tre quarti campo e comincia lo scambio. Adrianola continua a sparare dritti. Questo è bello incrociato. E questa è lunga, e questa è lunga. Attenzione, attenzione. È un momento di defiance di Paolo Anelli. E Adrianola brecca. Quindi si porta sul 4-2. E quindi addirittura in questo momento il parziale è stato di 3-0 per il nostro Pietro Santovic. A cui io evidentemente porto fortuna. E da quando sono arrivato ha fatto solo game. D'altronde, io gli ho anche fatto vincere diversi spareggi in D3, per cui è molto profonda, molto aggressivo Adrianola, che sembra aver ritrovato fiducia nei suoi mezzi, mentre il nostro Merdaccianelli qui sperava di poter contare ancora e per sempre sui dubbi nella testa dell'avversario. Attenzione, una risposta più inguardabile è difficile da trovare anche in qualunque circolo del pianeta. E quindi è 30-0, è un momento di apparente crisi di Paolo Anelli, come si dice tecnicamente passaggio a vuoto. 30-0, vediamo un po' che cosa succede, momento importante del match, questo è fuori, d'altronde anche nel primo set Adrianola era 5-2, per cui mai dire mai con questi qui, eh? E anche questo è fuori, 40-0, niente, Anelli non riesce più a mettere una palla in campo, peccato non averlo incontrato oggi. Guarda la racchetta come se fosse la responsabile di questi errori. 40-0, tre palle del 5-2, Pietro Santovic. Questa è lunga. Questa è lunga. Lui pensava, ehi, sì, ci prova, questa è fuori di una spanna. Sono costretto a confermare, mio malgrado, ma quando è fuori, quando è troppo fuori non si può rubare. Potentissima la risposta di Anelli. Eccolo il rovescio incrociato e la volée tentata, insomma, diciamo un po' velleitariamente dal nostro Adrianola, che insomma ha tante qualità, soprattutto dal punto di vista di mano più che tennistico, ma certamente fra le varie non possiamo dire che è un emulo di Stefan Edberg a rete, ecco. Da questo punto di vista abbiamo margini di miglioramento, per usare un eufemismo. 40-15, comunque ancora due palle per il 5-2. Palla si stampa sul nastro e torna indietro, quindi seconda di servizio.
Doppio fallo, qui la psiche perversa del nostro Pietro Santovic, che ancora non aveva fatto un doppio fallo. Questa potrebbe aver pizzicato, controlla. Falco, Falco, Falco. Paolanelli la chiama fuori. Io l'andrei a vedere perché mi sembra proprio aver pizzicato, però. Seconda di servizio. Adriano si fida di Paolanelli, cosa che peggio per lui. E questa pure è lunga. E questa pure è lunga. 40 pari. Adriano si guarda la racchetta, pensa a quando era convinto di aver fatto ace sul 40-0 e torna sui suoi passi per servire sulla parità. Paolanelli guarda l'orologio, temendo di non riuscire a finire il match nell'arco delle 2 ore. Questa è lunga, Adriano non mette più dentro un servizio. Profonda e precisa. Questa è molto bella, questa è molto bella, fortunata anche perché sfiora il net, però è molto aggressivo e quindi quando prende il coraggio a due mani, il nostro Adrianole ogni tanto viene premiato. In questo momento è vantaggio interno e quindi è la quarta occasione per portarsi sul 5-2. E ormai il tempo è tiranno, per cui Adrianole per vincere il match deve concludere rapidamente questo secondo set e giocare un tie-breakone al meglio per poterlo concludere entro le ore 13. Comunque, vantaggio interno, palla del 5-2. Tira una prima controllata, questo è un rovescio terribile, ma rimane in campo. Anche il ragazzi, fanno a chi sbaglia di più, veramente non so, probabilmente facciamo finta che sia per colpa del vento, ma in realtà gli ultimi colpi tirati da questi apprendisti stregoni sono veramente, diciamo, non vorrei dire da dimenticare, ma insomma, da dimenticare. Comunque, parità. Neanche questa esce. Adriano è contrariato, evidentemente, il body language è eloquente, non mette una prima quando sarebbe necessario. La seconda invece è sempre molto precisa. E questa è veramente inguardabile. Adrianole, niente, si fa prendere dalla fretta, ha fatto due conti, ha capito che doveva accelerare per chiudere il set e chiaramente si dimentica che il game va vinto prima di tutto. Quindi è vantaggio esterno, è un'occasione per il 3-4, per Paolanelli. Inguardabile il rovescio di Paolanelli, che continua incessante a tentare il rovescio piatto, che noi tutti sappiamo non essere nel suo repertorio tecnico, ma lui non se ne vuole fare una ragione. È convinto di avere il rovescio di Wawrinka. Adesso cambia racchetta perché naturalmente la colpa è dello strumento e non dell'utilizzatore. Niente, la prima di Adrianole non entra, sempre più contrariato. Questo è bello. E niente, e niente, e niente. Palla a metà campo da schiacciare. Adrianole tira sempre lo stesso dritto, che sia da dietro il fondo campo o a rete, e chiaramente il campo dall'altra parte assume dimensioni diverse. Questa forse è una lezione di geometria che dovremmo regalare omaggio a Pietro Santovic a Natale. Forse non si sa che se si colpisce a metà campo si hanno meno metri a disposizione. Di nuovo palla vantaggio Vanelli. Eccolo là, tiè. 4-3. Pietro Santovic ride amaro, sorride amaro. Pensava a quando credeva di aver fatto ace. Io vorrei vedere quella palla lì, attenzione, io vorrei vedere quella palla lì, Adriano. Guarda quel segno lì. No, non era, quella era fuori. Guarda quella lì che ha segnato. Secondo me quella ha pizzicato, guarda un po'. Secondo me ha pizzicato, eh. Io fossi in te avrei chiamato il challenge e io sarei venuto a controllare perché quella palla,
per me appizzicato. Non ti pronunci? Ma è un caso di specie effettivamente. Non so se c'è spazio, sai. Io penso di no. Quella era la palla del vantaggio, eh? Comunque no, quello che pensavi Ace era fuori di una buona spanna. Comunque sono psicopatico. Beh, vabbè, questo è il punto di partenza. È psicopatico, lo dice, lo ammette, lo sappiamo. Comunque 4-3 Pietrosanto, Pietrosanto sì, nel secondo set, però si è appena fatto malamente controbreccare. L'occasione d'oro, 4 occasioni d'oro per portarsi sul 5-2, 3-4. Vediamo se adesso tira fuori il carattere che tutti noi non gli conosciamo e riesce a ribreccare lì Cruyff dall'altra parte del campo. Pietrosanto ce lo vediamo aggressivo. Il problema, eccolo infatti, il problema è che troppa aggressività rischia di diventare nociva, perché come diceva il vecchio saggio, la potenza è nulla senza il controllo, e quindi è 15-0. Questa è riga e risposta sulla rete di Pietrosanto, che allarga le braccia come a dire guarda questo qui che serve sulla riga, e poi mi chiama fuori le palle che io tiro. Ecco, che peraltro è stata cancellata, quella palla lì famosa è stata cancellata, secondo me lui lo fa per dimenticare, per resettare tutto. Comunque 30-0, quindi attenzione, questa è Luke Pavanelli, da che sembrava spacciato, potrebbe avere ancora le sue chance. Eccolo là, 40-0, e niente, Adrianole ha rotto, come si dice, quando lui si mette in testa una cosa, cioè che lui gliela può fare. Non ce la fa, è 40-0, e quindi da possibile 5-2 siamo 3 palle per il 4-0 per Pavanelli, che tira fuori una prima a 3 all'ora ma di 4 metri. Eccolo là, è l'ennesima risposta a rete, come voleva si dimostrare, 4 pari. Suona intanto la campana dei 45, per cui attenzione, attenzione, diciamo che in questo caso il nostro Adrianole può puntare solo al pareggio ormai. Sorride amaro, pensa a tutto quello che è successo nei pochi minuti precedenti, si rammarica, dice ma perché io mi costino a giocare a tennis se sono solo capace di tirare dritti da fondo campo e neanche sempre. E comunque si porta al servizio, e tanto siamo in ballo e balliamo. Bella la prima sulla riga di fondo. Eccolo là, Adrianole tenta di sfondare il muro di gomma olandese dall'altra parte del campo, però probabilmente in questo momento non è la tattica migliore. 0-15, ma parlare di tattica quando in campo c'è Adrianole è comunque un po', insomma, serve bene. Questa spizzica, questa schizza, questa spizzica, sì, l'abbiamo visto dal rimbalzo, Anelli chiaramente cercava ogni pretesto per poterla rubare, ma insomma ragazzi, quando la palla rimbalza così, anche da 90 metri si vede che ha preso la riga, ma lui ci prova, sai, Anelli è quello che è conosciuto in tutti i campi del globo terraqueo. 15 pari. Fuori la prima, Adrianole spinge, cerca di prendere un punto col servizio, forse teme lo scambio in questo momento, si gira sul dritto. E questa è un'altra riga, attenzione, Anelli ribatte. Oh, bravo Adrianole, sembra essersi ripreso dal momento di defiance, finalmente rimette dentro qualche dritto. Ha gestito bene lo scambio, 30-15, insomma tanto lo schema è sempre quello. Io tiro dritti, tiro dritti, tiro dritti, finché spero di far punto. Insomma è abbastanza basic come è, però tutto sommato ha portato anche qualche risultato. Quindi 30-15.
No, questa è lunga, questa è lunga, questa è lunga. Anelli ha tirato due o tre palle molto profonde, cosa non da lui perché di solito tira piano a metà campo e alto, e però alla terza la palla è uscita. Forse anche per il vento, o forse semplicemente perché il braccio non è sufficientemente educato. Io sarei più per questa seconda ipotesi. Quindi Pietro Santovic sul 40-15, e quindi è palla del 5-4 in questo momento. Risposta ai piccioni e ad Adrenole. Comunque si tira fuori da una situazione intricata, non poco, e si porta su 5-4 e quindi con buone probabilità salva le chiappette, perché è un po' difficile che Anelli a questo punto riesca a fare un 3 game, quindi portarsi sul 7-5 prima del finire, dello scadere delle 2 ore. Però mai dire mai, quello che passa nella testa di Pietro Santovic è sempre imponderabile, per cui è capace di regalarci di tutto, nel male e nel peggio. Eccolo qui, Johan Cruyff de Noantri, che ciondolando si porta a cambia racchetta in continuazione, perché lui pensa che il problema dei suoi colpi è nello strumento. Io già gliel'ho spiegato, insomma, è sempre molto più facile trovare responsabilità al di fuori delle proprie. Per cui Anelli al servizio sul 4-5, una prima a 6 km all'ora, prende il net e quindi la ripete. Adrianola continua a spingere, attenzione, ah, questo entra, pallonettone sopra i lampioni, smash, la riprende, Questo entra sicuramente tra i candidati per l'Oscar Vialar quest'anno come colpo dell'anno. È fantastico, fantastico il tentativo di smash e successivo colpo alla Connors di Pietro Santic. Speriamo che sia stato adeguatamente registrato dalle telecamere. Adesso è fatto, e Paolonelli è riuscito a tirare una palla alta 3 volte l'altezza del lampione. Ecco, Pietro Santic stecca. Questa è buona, incrocia il dritto ancora. Paolonelli riesce. Attenzione, attenzione, questo è rema come poche volte. Anelli, eccolo, scende a rete. Pallonettone, pallonettone sulla riga di fondo. Grande, grande Adrianole, recupera contro palla corta. Questo grande scambio, pallonettone. Cazzarola, grande scambio. Oh, grande scambio, grande scambio. Paolo Anelli è riuscito a fare 8 pallonetti nell'arco di un singolo scambio. È rientrato in sé, evidentemente. Cioè, non è più quello che tenta di tirare il rovescio piatto perché non ce l'ha, ma gioca il suo unico colpo, l'unico colpo che ha nel bagaglio tecnico, ovvero il pallonetto. E niente, bravo Adrianoli, invece di smesciare, tira un dritto entro metà campo. E come si diceva prima, per banali questioni geometriche, il campo è più piccolo e la probabilità di tirare fuori è superiore. Quindi è 40-30. 40-30. Qui cambiamo palla corta e finalmente, incredibile, incredibile, ma vero. Abbiamo avuto una variazione nello schema tattico, sempre fra virgolette tattico, di Pietro Santovic, e addirittura invece di tirare un rovescio o un dritto da metà campo, è riuscito anche a fare una simil palla corta, simile perché naturalmente era quello che era, però insomma apprezziamo lo sforzo. Parità in questo momento, per cui attenzione. Pietro Santovic ha 2 punti dal set, ha 2 punti dal set. Palla
Questa è lunga. Peccato, peccato. Ben giocato lo scambio. Però era un po' in ritardo su questa palla, l'ha colpita troppo bassa e non è riuscito a dargli la necessaria rotazione per farla rimanere in campo. Quindi vantaggio interno. Polonelli serve in volley. Ragazzi. Adrianola è stordito da questo esperimento tattico di Paolonelli, non riesce a credere ai suoi occhi e invece che guardare la palla guarda Anelli sbigottito e chiaramente colpisce con la stecca, per cui siamo 5 pari e niente, quindi da che era a 2 punti dal set, Pietro Santovic si trova nuovamente a servire sulla parità, 5 pari come anche nel primo set, ricordiamo, per cui il match è comunque equilibrato e tutto viene deciso da piccoli particolari che passano nei meandri sinaptici di Adrianola e Pietro Santovic. Buona la prima all'incrocio, si sposta sul dritto, è molto bello ma è sempre al centro e questo è fuori di un metro. Adrianola si sposta per fare l'inside out e poi tira forte ma al centro, non è che mette troppo in difficoltà il nostro Johan Cruyff con la barba. Quindi 0-15, attenzione. Scende a rete, pallonetto. E eccolo là, come volevi dimostrare, però questa esce forse per il vento e niente, Adrianola questo sperava, quando scende a rete l'unica sua speranza è che Paolonelli possa sbagliare il pallonetto, però insomma apprezziamo comunque il coraggio perché poi abbiamo visto in precedenza che per fare un punto a rete deve provarci 6 volte. 15 pari. Questo è fuori, 30-15. Paolonelli mima il colpo, facendo finta di aver capito dove ha sbagliato. Sì, chiaramente melina di Pietro Santovic. Sì, va a raccogliere le palline, sceglie, seleziona, un po' come fossero uova, poi trova quella che più gli aggrada, torna in campo l'MLM. Tanto sa che il 7 non lo vince, quindi l'unica speranza è far scattare l'orologio e concludere il match salvo. Buono questo, molto buono questo. Vedi, testa dice, vedi, anche lui se lo dice, ogni tanto tirare un colpo diverso dal solito potrebbe anche aiutare, questo sorprendentemente, ma anche Adrianola questo riesce a capirlo. Comunque intanto volevo segnalare che sul campo 4 c'è Vincenzoni Veronelli, che chiaramente è stato relegato a un campo secondario rispetto a questo match epocale che noi troviamo sul centrale. Comunque 40-15. Paolonelli alza pallonetti, tira palle senza peso e infatti, come voleva di dimostrare, Adrianola cade nel tranello a bocca come un pollo e tira fuori. Siamo 40-30, quindi ancora una palla del 6-5, Pietro Santovic. È chiaro che se Pietro Santovic porta a casa questo game il match si conclude, perché in ogni caso non ci sarebbe tempo per il tie break, però vediamo, mai dire mai, conoscendo il nostro pollo. Però qui Paolonelli regala e siamo 6-5 Pietro Santovic. Paolonelli guarda l'orologio e fa un segno eloquente per dire non gliela posso più fa. È così, Adrianola salva le chiappe e poi comunque continuerà a pensare a questi 3 set point miseramente falliti nel primo set. Paolonelli cerca di accelerare, va a servire perché insomma ancora spera di poter tirare fuori qualche cosa da questo match. Adrianola se ne strafrega, sta qui che beve, si ruba tutti i secondi necessari, poi però sono gli altri che fanno melina. Eccolo qua, si asciuga la pelata, chiede un po' di acqua in prestito. Paolonelli è lì insofferente che cerca di accelerare i tempi. Adrianola si domanda se ha ancora un toilet break a disposizione, può chiedere l'injury time, intanto eccolo qua,
Pallanelli al servizio per la gloria a questo punto sul 6-5 e tira fuori, bello questo dritto fuori di 4 metri da parte di Adrianole ed è 15-0. Comunque non era Vincenzoni. Sul campo 4 non era Vincenzoni, mi ero sbagliato, il maestro Mancini. Comunque, torniamo a noi. 15 pari perché Pallanelli ha tirato fuori di 3 metri una palla. Out la prima. Questa è bella, questa è bella. 15-30, attenzione. Comunque Pietro Santovic ha sempre la possibilità di vincere il secondo set. Chiaramente non c'è tempo, vedete sul campo 2 già passa il tappeto. Anelli aveva tentato un serve and volley che velleitario di più non si può. Seconda di servizio. Attenzione, 15-40 e abbiamo altri due set point per Pietro Santovic che si potrebbe quindi ancora mangiare di più le mani. E come nella migliore delle tradizioni di casa Pietro Santovic, il break point finisce con una risposta a rete. Non si accettavano scommesse su questo colpo perché era praticamente scontato. Comunque 30-40, secondo set point. Ed eccolo qua, anche il secondo set point. Anche il secondo set point finisce a rete, come voleva si dimostrare. Quindi Pietro Santovic ha gettato all'ortica 5 set point in 2 set diversi. Questo è la terza risposta consecutiva a rete. Niente, è una psiche che andrà analizzata dalla letteratura scientifica, quella di Adrianole. E quindi a questo punto è palla del 6 pari per il dottor Mertaccianelli, che scende, serve in volley, e guardalo lì, è fuori. È fuori, sembrava, infatti era troppo bello per essere vero, sembrava che avesse messo la palla sulla riga e invece finisce così. È suonata la campana, è arrivato il giudice arbitro che manda i due contendenti sotto la doccia. Il punteggio è 7-5 5-6. I due si salutano, pacche sulle spalle. Adrianole da una parte pensa che sega che sono, bruciato 5 set point, dall'altra è contento di aver salvato le chiappe. Allora Adrianole, due parole rapidamente su questo match che è ormai il grande classico. Sì, abbiamo avuto l'ennesima prova di perché io mi chiamo Adrianole, quindi se qualcuno non lo sapesse, sentendo per gli amici che non seguono TV Alarma, che comunque non frequentano il circolo, la prova era questa. 5-2 per me, due set point, no, 3 set point precati, e poi lui vince 7-5. Secondo set 4-2 per me, 40-0, convinto di vedere da lì. E poi io sto migliorando molto mentalmente. Addirittura? No, gioco tornei, vinco 18 al Febbreccone, non è scontato. Rispetto a una volta. Però certo. Qui abbiamo la criptonite lì. Cioè, il primo set non ha tirato la racchetta, quindi è esatto. Che non ho neanche giocato male il primo set, anzi ho giocato meglio il primo. Sì. Però tu mi prendevi tutto. Certo, se imparassi a andare. Ma che dici? No? Ti ho visto fare uno splendido tentativo di smash. Quello era bellissimo, il tentativo di smash con, diciamo, la finta di smash con successivo colpo dietro la schiena era veramente notevole. Era un po' un colpo alla Pablo Cuevas.
Va bene, amici di 54 anni e manco molla, quello è il problema. Ma qui bisogna... Ah, bisogna andare a tappetare. Tappetate, tappetate. Questo mangia le banane, vai a tappetare. Vai, vai, Johan Cruyff. Vai, vai, vai. Va bene, amici di Pupialar. Il cielo è azzurro, fa freschino. Qui abbiamo un altro campione che sta per appropinquarsi. Il passo del grande campione. Con chi giochi, Santarelli? Con chi giochi? Con chi giochi? Guglielmo. Ah, Guglielmo, è un bel match, un bel match. Va bene, amici di Pupialar, a presto.